Bentrovati, siamo alla festa di Via Guala, dedicata quest'anno al cinema, dove non manca però lo stand del collettivo Scrittori Uniti con i suoi libri. E siamo con Marco Lovisolo per parlare del suo lavoro Lo zaino è pronto, io no, che direi trattasi di un libro di viaggi. Come Esattamente, sì. nasce questo libro? Dalle tue esperienze Nasce, sì, personali? esatto, nasce da una serie di esperienze personali vissute in diretta, di viaggi fatti in solitario, a zaino in spalla, in zone del mondo non facilissime da visitare, quindi parliamo di Africa, per esempio, parliamo di Asia, di Sud America, una scelta che è stata forse un pochino azzardata a suo tempo, ma che poi si è rivelata dal mio punto di vista estremamente formativa, estremamente utile e che ho voluto mettere su carta con questo libro. Sfogliandolo vedo che ci sono anche proprio delle consigli, Sì. Sì, no? 10 cose da fare, 10 cose da non fare. ho cercato di essere un po' pratico in questa cosa qua, perché immagino che chi compra un libro di viaggi abbia anche poi la voglia, l'intenzione di sfruttarne i consigli per viaggiare a sua volta, e quindi ho cercato di mettere in pillole quelle che ritenevo le cose da fare e quelle da non fare in assoluto. Hai detto viaggi in solitaria, zaino in spalle. Perché a un certo punto si decide ora per... Tra l'altro sono viaggi di una certa lunghezza e durata, quindi uno deve prendersi, non so, un mese di Eh tempo, sì. staccare tutto e partire. Cos'è, una passione particolare o una voglia di Ma sganciarsi? entrambe le cose, entrambe le cose. Io ho sempre creduto che alla fine dei conti ognuno di noi in maniera inconscia si crei una specie di piccola geografia personale che è il risultato di centinaia di fattori diversi, che sono libri, film, letture di vario tipo. E questa geografia in qualche modo aderisce in maniera molto diretta alla nostra sensibilità, perché risponde a un nostro bisogno primario, ad una nostra necessità atavica. E quindi in qualche modo questa geografia poi agisce quasi convocandoti nei luoghi da visitare. E quello è quello che poi ho deciso di fare io, cioè affrontare questi viaggi sia per vedere il mondo con i miei occhi, ma anche poi per percorrere quello strato, quel viaggio verso la propria soggettività che è tipica di ogni viaggio in solitaria, quindi anche per scoprire limiti, potenzialità, conoscenze mie interne che non sapevo neanche di avere in certi momenti. Poi viaggiare è ovviamente insomma, il modo principe per arricchirsi, per crescere, Certo, per certo. scoprire, per aprirsi agli altri, al mondo, no? Assolutamente sì, c'è un luogo comune che però è anche molto vero, in cui si dice che il viaggio è metafora della vita, ma è assolutamente vero, perché in un periodo molto condensato di tempo vivi tutte quelle esperienze che sono tipiche della vita, perché appunto l'incontro con l'altro, con l'altrove, è una conoscenza maggiore di se stessi, è andare contro i propri pregiudizi, è costruirsi un'identità, quindi sì, è un arricchimento continuo e costante e anche molto intenso. Il titolo, Lo zaino è pronto, io no. Perché Perché? partire è sempre così, non sai Sì. mai esattamente cosa ti aspetti, oppure No, no, c'è un qualcosa lì di esattamente bello. quello, no, esattamente quello. Se il viaggio effettivamente, come abbiamo detto, è metafora della vita, allora nessuno di noi può dirsi pronto per affrontare la vita. E quindi, ecco, lo zaino è pronto perché ci metti dentro i calzini, le magliette ed è pronto. Io no, perché comunque dovendo affrontare l'ignoto non sei mai perfettamente preparato, ma il bello è proprio quello, cioè è lì che si evolve, è lì che ci si cresce, che si scoprono cose di se stessi e degli altri. Mi piace molto anche la copertina del libro, no? Con questi monti e Le destinazioni? le destinazioni rappresentate e questo zaino colorato rosso immenso che racchiude un Sì, il po'. mondo che ti stai portando dietro. Infatti c'è anche la padella, c'è anche la corda. Esatto. Chi Sì. l'ha realizzata? Questa è una pubblicazione fatta con You Can Print, che è Ah, una ok, società di. Sì, quindi ho chiesto il loro beh. grafico, che ho fatto uscire Però pazzo praticamente, credo di. effettivamente. Però il risultato Sì, ci insomma, saranno almeno 20 bozzetti di questa sai, anche solo copertina. di è notevole. Allora, ti faccio ancora un paio di domande. Abbiamo Kenya, Messico e Guatemala, India del Nord, sto leggendo ovviamente l'indice, Perù e Bolivia, Sud-Est asiatico, Patagonia. È una selezione di quello che hai fatto finora. Sì, una selezione nel senso. Questi sono i viaggi che ho fatto in solitaria, poi mi è capitato col passare del tempo di viaggiare anche con altre persone e saranno poi oggetto, spero, trovando il tempo, di farlo di un prossimo libro. Qui è soltanto una parte di alcuni delle
dei viaggi che ho avuto la fortuna e l'opportunità di fare. Va bene, Marco Lovizzolo, lo zaino è pronto, io no. Ci vediamo al Salone del Libro a Torino. Sì. Che, insomma, ci auguriamo che torni veramente con grande forza. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie a te e grazie anche al CSU perché ha fatto un ottimo lavoro.